tutta la potenza che aveva il Prime, sostanzialmente l'hardware è tramutato dal Prime. Abbiamo ottimizzato qualche parte, di fatto è spesso 9.5 mm contro gli 8.3 del Prime. Abbiamo una back cover con questo design sempre a cerchi concentrici, abbastanza di moda ormai in Asus dallo Zenbook in poi. Sostanzialmente è un oggetto che si va a porre su una fascia di prezzo molto aggressiva, in quanto nella versione 32 giga wifi arriveremo a 399 euro, senza la mobile docking. Nella versione con il 3G, sempre 32 giga, 499 euro. Poi salendo abbiamo appunto, come detto prima, il Transformer Infinity a 599 con lo schermo Full HD e 64 giga di memoria.